Questa è una storia qualunque. Capitolo 1, pagina numero 1, verso numero 1. Ripulisco casa, le mie mani non sono più le stesse, nuove mete, nuovi piani. E se tornassi indietro la vorrei così com'è. Ma se potessi riporterei indietro chi non c'è nella mia terra. Quando fanno nessuno li ha visti, mio padre esplode quando sente commenti razzisti. A 16 anni credevo che non c'erano più i nazisti, ci ripensai sotto i calci di 8 nazischi. Oggi il TG ci parla di pazzi, di paparazzi e delle vacanze di paparazzi. E poi tra un mix di stragi, MTV passa le hits e questa è musica. Taci e la mia ragazza si incazza quando sente i rapper della TV, li prende per incapaci. La amo dalla prima volta che mi strinse le mani. L'amore spacca il cuore come disse Bersani. E quando è lontana lo dimostra un pranzo che sembra una colazione alla americana. Uova e pancetta mentre respiro una nuova stanzetta. La nostalgia dimora in me e l'affetto mi affetta. Ed ora fisso al muro il mio chiodo fisso e appendo un collage di foto di tutti i posti che ho visto. Mi mancano i miei fratelli adesso che vivo altrove, nato lì dove manca il lavoro e l'evoluzione. Lo sai, non ti puoi soffermare, soffermare ciò che puoi, su ciò che puoi, puoi fermare. Penso che esplorare, esplorare il fondale, non affogare, che stare sulla stessa barca, non affondare, che sapere non osservi, e che sentire non ascoltare, non è, non è, non è. Lui con i suoi soci qua parla di società, di pianti, voci, sfoghi fra puttane, ladri, droga, omosessuali, trans ed immigrati. Discriminati per soffrire, incriminati, espulsi e squalificati dalle aspettative. A 18 anni collegavo il divertimento alla distruzione, mi esercitavo a dimenticare il mio nome. Poi realizzai che non era salutare, cominciai dicendo ciao prima di brindare. Mi nascondevo dietro problemi microscopici, quasi sfiorando il coma, lo spliff numero 12 al drink numero 9. Non ero il numero 1, non mi lascio ipnotizzare da qualche stupido culo. E i veri problemi seri arrivano quando qualcuno a cui tieni tanto ti dice mi sto ammalando. Figlio mio, parla con Dio di quanto tieni a me, e nel caso dovessi andare ricorda che non ti puoi soffermare, soffermare ciò che puoi, su ciò che puoi, puoi fermare. Penso che esplorare, esplorare il fondale, non affogare, che stare sulla stessa barca, non affondare, che se vedi non osservi, e che sentire non è ascoltare, non è, non è, non è, non è, non è. Ripulisco casa, le mie mani non sono più le stesse, nuove mete, nuovi piani. Ma gli amici sono sempre gli stessi, anche in posti diversi, posti lontani da me che guardo con occhi diversi. E se il futuro non è oggi, è un grande punto d'arrivo, solo un grande punto interrogativo. Per me sentire non è ascoltare, non è, non è, non è, non è, non è, non è.